guarda, Tania Min, sono quattro pezzoncine. Mi stavano già sbizzarrendo. Che hanno visto questa. Questi non sono giochettini. Non si prende. Non si vogliono mangiare. Questi non sono giocattolini. Sono delle ciliegine. Queste qui si chiamano ciliegine. Vedete come faccio? Ah no, qua no, Guarda come fa sonno, babbo, queste non si mangiano, queste qua sono delle ciliegie di plastica. No, babbo, non si mangiano, no. Queste sono altre ciliegie. Sono di plasticine le ciliegie, ma non mi toccano con zona per cagnoli. No, babbo, non ne piglia, perché altrimenti ti strozzo un gambo questi qua. Ma guarda come fa! Pure tu che sei più pizzatello. Oh! Allora ragazzi, buongiorno a tutti, benvenuti di nuovo. Allora, sinceramente non voglio farvi vedere questo tipo di violino, semplicemente perché non ha niente di speciale, cioè praticamente ho fatto il violino, lo stampo come gli altri violini, però non abbiamo usato nessun metodo speciale. Diciamo che ve lo faccio vedere, l'idea, quello che ho, è fare vedere, questo è il padre e questo è il figlio del violino. Aspetta, Trunz, Shinabash. Diciamo che il violino piccolino sta un po' incazzato, si vede dagli occhi, che logicamente adesso dovremo fare come gli altri procedimenti, come gli altri violini che avete visto. Sì, arrivo subito. Diciamo questa non ha niente, non ho fatto niente di particolare, perciò non sto inquadrando, cioè perciò non l'ho fatto vedere il violino. Comunque alla fin fine la storia sta che questo ragazzino praticamente gli si è rotto in mano, come capita spesso a noi ragazzini, che i genitori se la prendono con noi, però in fin dei conti è capitato una cosa, gli è capitato che si è rotto il cesto che porta le ciliegie, e quindi le ciliegie si sono sparse per tutta la terra, i piedi e compagnia vari, però lui approfitta per mangiarne qualcuno. E il padre, che non si capisce se è un gesto violento, che incazzato, perché il padre c'ha anche lui il cestino della frutta, che mo dove ho messo? Ah, eccolo qua, che l'ho pittato di colore giallo perché altrimenti sembrava brutto. E c'ha anche lui il suo cestino della frutta con dentro le ciliegie. Vabbè, che poi logicamente andremo a posizionare, andremo a fare le solite cose. Quindi immaginate un cesto qui caduto con tutte le ciliegie, un cesto qua pieno di ciliegie, e quindi il ragazzino, che è, diciamo che è un inno alla primavera estate, però in realtà non è questo che io volevo inquadrare, ve lo sto facendo vedere solo che sta terminando. In realtà oggi incominceremo un violino che penso che sia da vedere tutti i procedimenti. Faremo un violino completamente di Swarovski, quindi i Swarovski bellissimi che ho comprati su internet, che sono arrivati tutti, però lo faremo dedicato a Michael Jackson, quindi utilizzeremo i Swarovski che sono di colore nero. No, babbo, ti fai male tu, sì. Non impazzire a casa. E quindi i Swarovski sono di colore nero, poi il guanto di colore bianco, quindi i calzini con i Swarovski di colore bianco, le scarpe nere, sempre tutto in Swarovski, e il microfono, sempre tutto in Swarovski, che dietro alle spalle. Questa volta però andremo poi a mettere praticamente le lettere Michael Jackson, e lo farò in versione dancing.
Questa volta però sulla piastra, sulla base, non verrà semplicemente pittato, ma ci sarà un mosaico fatto con dei mattoni che sono fosforescenti. Oppure ho pensato a un'altra cosa, di utilizzare una base rotante. Adesso sto andando a vedere su internet, ci sono, ma sono troppo piccole, quindi devo girare un po'. Però iniziamo quindi questa nostra puntata. Voilà! Oh no! Devo cambiare un attimo l'immagine. Blu, verde, bianca, gialla. Diciamo che si vede bene, no? Così. Voilà, ragazzi. Allora, per il momento vedete ancora opaco perché ancora devo passare il trasparente, ancora devo togliere la velina dagli occhi. Allora, quindi questo è un servizio che faremo dopo, praticamente. Simpatico, io lo sto facendo per farvi vedere tutti i violini. Con questo avete visto comunque tutti i violini. Voilà. Allora, ragazzi, a più tardi. Adesso devo aspettare che si secca un po' la colla, perché le ho messi con colla molto forte. Questa, la Patex, che è ottima, però comunque bisogna aspettare un poco. E quindi sopra noi andremo a passare della resina trasparentissima, in modo che tutto si attacca per bene e che non si muove niente più. E poi passeremo il nostro trasparente e metteremo anche le targhette ed è finita un'altra opera. A più tardi. Molto dovrebbe vedere meglio che l'ho messo a sola. Quello per esempio si vede giallo, no? Qui, ma in fin dei conti è arancione, non è giallo. Dal vivo è arancione, non giallo. Normalmente dovrebbe... No, ma non è neanche così il colore. Boh. Non so come cazzo si fa. MFAM, no. AF. No, MAF, no? Iris, bilanciamento, retroilluminazione, no, retroilluminazione, no, sorriso on, Terec, sto facendo dei controlli, dissolvenza on. Dissolvenza off. Questo che cos'è? Linee guide? Non mi interessa. Vabbè, eh? Ok. Allora ragazzi, a più tardi, va. No. Allora ragazzi, per il momento è ancora un po' opaco, proprio perché non ho passato ancora la pittura trasparente, sto aspettando che si secca un altro po', e poi perché ho fatto un po' di nero da tutte le parti per dare la sensazione della profondità. Allora, quindi sono tutti incollati, però comunque lo stesso dopo sulle ciliegie in particolar modo andremo a fare la passata di resina con il pennello, in modo che fissiamo bene e che proteggiamo anche praticamente la nostra ciliegia da eventuali polveri, e quindi automaticamente dopo sarà molto più semplice pulirla, che non ha nessun tipo di problema. E poi per fissare alcune che purtroppo non ho fissato per una questione di tempo. A più tardi. Adesso ho liberato gli occhi, che intanto è finita con la pittura, è trasparente, pure se va sugli occhi non succede nulla. A più tardi.
come posso fare per fermare il tuo cuore? Na 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 na. Come vedete cade ogni tanto qualche gocciolina. Allora ragazzi, abbiamo messo quindi la resina. Ma come si vede brutto dalla telecamera, vi giuro che i colori sono diversi. Allora, mo per farvi intendere a voi, questo qui è arancione, non è blu. Uffa. Questa greca contro off, e voilà, è off. Qua sovvenza on, sovvenza off. Dimmi come posso fare, aspettate un attimo, vai giù, sto grippando mano e piede. Mani e piedi. Voilà. Voilà. Mo ci siamo, diciamo che tu per giù ci possiamo ragionare su. Voilà. Allora ragazzi, ho messo la resina, questa resina qua AL30 è una resina che viene usata principalmente per creare i piani di cottura ed è la stessa resina che abbiamo usato per rivestire i due draghi che adesso vi faccio vedere. Voilà. Direte voi, ma non stai vendendo niente, devo avere un po' più di coraggio e un po' più di cose. Allora il coraggio diciamo che non mi manca, mi mancano un po' di cose, perché di questi qua ne vorrei realizzare 15 e con questo stiamo a 8. Poi c'ho la terrazza che devo aggiustare, l'acquarium là è finito, c'ho le due chitarre, c'ho l'Empire City Building, c'ho i due dry serpenti lì, c'ho tutti i violini, le due mani, e adesso poi faremo, dopo i violini faremo i quadri, quindi voglio un po' di cose e quindi aspettiamo un po', non fa niente. Allora, vi stavo parlando di questa resina, la resina L30 della Prochima o Duraloid, Prochima, mi pare che è Prochima. Oui, Prochima. E questa qui viene utilizzata principalmente per creare per rivestire i piani di cottura delle cucine, quelle là professionali, là, quelle là belle professionali, perché non si graffia, non si, quando ci va il grasso sopra si può pulire senza problemi, non ingiallisce e in più è talmente dura che non ha, che praticamente non riceve nessun tipo di graffio ed è poi utilizzabile per proprio il dove sono i cibi, quindi cioè è ottima. In questo caso sarebbe sprecata, in questo caso devo dire la verità, però a me piace andare sul sicuro perché voglio fare una cosa bella resistente, voglio fare una cosa bella resistente. E basta, va bene, ciao, quando facciamo il budol? Allora, e quindi ho passato la resina principalmente, vedete, gocciola ogni tanto sulle ciliegie. Adesso le ciliegie per domani mattina saranno completamente proprio come il ferro e manterranno questo colore bello, vivo, vivace, molto più bello. E dopo domani facciamo una bella passata di trasparente da tutte le parti e il nostro, quest'altro qua, numero 8, praticamente termina. A più tardi, a domani. Ciao ciao a tutti.
Voilà, ragazzi. Termina. La luce, no? Ce qui fait que quand on regarde les voilà, adesso noi continuiamo. Ci fermiamo un attimo con Michael Jackson. Perché sto aspettando la base rotante. Perché Michael Jackson lo farò su una base che ruota. E l'ho trovata su YouTube, 40, 45 euro, abbastanza grande, per 10 kg. Quindi aspettiamo, perché voglio fare il piatto sotto per mantenere il violino, quindi andremo a fissare i piedi, non so come, però ne andremo a fissare. Voilà. Quindi con questo ci fermiamo, però faremo un altro così ispirato all'allegria, tutta frutta, frutta da tutte le parti, una specie di sorta di carnevale brasiliano, dolci, frutta e compagnia varia. A più tardi.